trovare, alleluia, alleluia, il perdono. Chi si pente può ricevere un cuore nuovo da parte di Dio. Ascolta la parola del Signore, che è fonte di luce. Se non ascolti, ti perderai. Chi crede sarà salvato, chi non crede è già perduto, perché non vogliono ubbidire al Figlio di Dio. La conseguenza del peccato è la morte, cari di Palermo. Anche il Covid è una conseguenza del peccato. Sono piaghe degli ultimi tempi, sono piaghe della fine. Nella Bibbia, nell'Apocalisse, parla delle cose che verranno sulla terra. Alleluia. La parola di Dio è verità, anche se tanti la rinnegano, dicono di essere atei, filosofi, materialisti, vivono nel peccato, nelle bestemmie, nei vizi, nell'idolatria, nell'immoralità, nella perversione. Ma alla fine verrà il giudizio di Dio. Alleluia. Ravvedetevi dunque delle vostre opere malvagie, perché dice qui in Apocalisse 22, verso 12, qui è Gesù Cristo che parla, colui che verrà a esecutare un giudizio sulle nazioni, colui che ritornerà dal cielo a giudicare i vivi e i morti, colui che verrà a giudicare l'umanità. Gloria, alleluia! Perché i popoli sono malvagi, sapete, le nazioni sono ribelli, fanno le guerre, la droga, la mafia, la camorra, la corruzione, droghe, prostituzione, aborti, la terra è piena di peccati. Ecco perché verranno i terribili giudizi dell'Onnipotente sulla terra. Ma chi si pente sarà salvato, alleluia. Gloria, oh, gloria al nome del Signore. In Apocalisse 22, verso 12, Gesù Cristo dice: ecco, io vengo presto. Alleluia, Gesù. E con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Come sono le tue opere davanti a Dio? Come sono le tue azioni? Come stai vivendo? Come ti comporti? Credi in Gesù oppure stai vivendo nell'incredulità, nella malvagità, nella cattiveria, nell'omicidio, nel furto, nella ribellione? La Bibbia dice: chi fa il peccato è dal diavolo. Quelli che fanno il peccato, quelli che vivono nel peccato, sono sotto il potere del diavolo. Ma la Bibbia dice anche, alleluia, che il Figlio di Dio Gesù è venuto a liberare i prigionieri, che eravamo tutti noi eravamo prigionieri del peccato, prigionieri del diavolo, prigionieri della malvagità, tutti quanti, anche io. Prima ero prigioniero del vizio, delle bestemmie, della cattiveria, ero un ribelle. Ma un giorno la luce del Vangelo, alleluia, mi ha illuminato, ha spezzato le catene, alleluia, e i demoni sono usciti e adesso sono un servo di Gesù Cristo, per la gloria dell'Eterno. Ma tu stai vivendo vicino al Signore o stai vivendo ancora sotto il potere del diavolo? Sei tu un figlio di Dio o sei un figlio di Satana? Sei un figlio della luce o un figlio delle tenebre? Quali sono le tue opere? Sono opere giuste o opere malvagie? Chi fa opere giuste è un figlio di Dio. Chi fa le opere malvagie è un prigioniero di Satana. Ma Gesù Cristo vuole liberare, alleluia, la tua vita dal peccato. Gloria a Gesù, alleluia. Alleluia, non siate stolti, non siate increduli. Palermitani, non siate materialisti.
Basta con il peccato, basta con le bestemmie, basta con la ribellione, basta con l'immoralità, l'adulterio, la fornicazione, gli aborti. Basta, perché verrà una fine sulla terra. Alleluia. Dove andrà la tua anima dopo la morte? Se tu non credi nel Messia, alleluia, se tu non vivi per Gesù. Amen. Gloria perché a Cristo. Essere cristiani vuol dire che noi dobbiamo vivere per Gesù, per fare il bene, alleluia, per praticare opere giuste, alleluia. Essere cristiani non vuol dire andare alla messa della domenica. Essere cristiani non vuol dire che tu dici che sei cattolico e poi vivi lontano da Dio nel peccato, nell'adulterio, nella fornicazione, nell'omosessualità e tanti vizi che portano all'inferno. Anch'io prima vivevo così, bestemmiavo, rubavo, mi ubriacavo, facevo tanti peccati e poi dicevo che ero un cristiano, non era vero, ero posseduto dal diavolo. E oggi la maggior parte degli abitanti della terra, purtroppo gli abitanti dell'Italia, della Sicilia, sono lontani da Dio, bestemmiano, dicono di essere cattolici e bestemmiano, dicono di essere cristiani e vivono nei vizi, nei peccati. Cari, noi dobbiamo abbandonare il peccato, alleluia, e per abbandonare il peccato ci dobbiamo pentire, amen, e dobbiamo chiedere perdono a Gesù. Alleluia. Perché Gesù è morto alla croce. Gloria per noi, amen. Santo Gesù, alleluia. Oh, alleluia, questo è il messaggio. Gloria della Bibbia a Cristo. Dice qui in Apocalisse 22:12 che Gesù Cristo tornerà a giudicare le opere di ogni uomo, di ogni donna, di ogni persona, e tu non ti potrai salvare con una religione, come tanti dicono: io sono cattolico, io sono musulmano, io sono buddista, io vado a messa. No, quello non conta, ma come stiamo vivendo. Amen. Anche per me questa parola è valida. A me non basta che io dico io sono evangelico, io sono evangelista, io sono un predicatore, non basta, ma come stiamo vivendo davanti a Dio? Stiamo vivendo nella verità, stiamo vivendo nella ubbidienza alla parola di Dio, stiamo seguendo la via del Signore, stiamo camminando nello Spirito, alleluia, perché se vogliamo entrare nella vita eterna dobbiamo camminare tramite lo Spirito. Alleluia. E non Gloria più a Dio. Nei desideri della carne. La Bibbia dice, cari della Sicilia, che i desideri della carne sono adulterio, fornicazione, immoralità, menzogna, alleluia, stregoneria, magia, idolatria. Le opere della carne, i desideri della carne portano i vizi, l'ubriachezza, il furto, la prostituzione. I desideri della carne ti portano a mentire, a tradire la moglie. I desideri della carne portano all'inferno. Cari, questo è molto importante. Dopo la morte ci sarà una separazione. Dopo la morte ci sarà un giudizio. Dopo la morte tu vedrai la realtà. Tanti dicono: no, ma dopo la morte non c'è niente. Dicono: non c'è. Dopo la morte vado al cimitero. Il tuo corpo va al cimitero, sottoterra, ma la tua anima uscirà dal corpo. Gloria e andrà a Gesù, alleluia, in cielo, oppure Gloria andrà negli inferi, nello spirito, nel luogo di tormento, nello stagno di fuoco. Dove andrà la tua anima? Se tu credi in Cristo, se tu ti aggrappi a Cristo, se tu segui Gesù, alleluia, con un cuore umile, chiedi perdono a Lui dei tuoi peccati, perché l'unico che perdona i peccati è Gesù, non è il prete,
non è il Papa, il sacerdote, anzi i papi sono dei grandi peccatori, sapete? Il Papa è un grande bugiardo. Alleluia. È un anticristo. Ma noi dobbiamo chiedere perdono a Gesù. Gloria a Gesù. Amen. È Lui che è morto alla croce per noi.